Spagna. Questo è il professionista Ross McGowan. Ma il suo non è un normale skateboard, questo è un hoverboard. Non può essere vero, è assurdo. Impossibile, non può esistere. Si tratta di un falso. Bello però. Sì, sarà bello, ma oltre 14 milioni di persone che l'hanno visto in rete vogliono sapere se è vero. I sospetti nascono principalmente perché la tavola è sospesa in aria. Siamo andati a Dresda, in Germania, per incontrare il suo inventore, Oliver Johas, per scoprire come funziona questo hoverboard. Molte persone pensano che quello che vedono sia un falso, ma io vi posso assicurare che è tutto vero. Non è fantascienza. Per realizzare quell'oggetto ci siamo basati su principi scientifici molto seri e noti. Il nostro hoverboard è realmente sospeso in aria. No! È vero? Sì, Simon, è proprio vero. Ma come è riuscito Oliver a tramutare la fantasia in realtà? Un indizio è rappresentato dal fumo bianco che esce dalle aperture, dovute al freddissimo azoto liquido contenuto al suo interno. Dentro alla tavola sono stati posti 32 mattoncini ceramici di un tipo speciale, perché quando sono raffreddati a meno 181 gradi centigradi, acquistano le caratteristiche di quelli che chiamiamo superconduttori. Il nome deriva dalla caratteristica di essere dei conduttori del tutto privi di resistenza elettrica. Ma hanno anche un'altra sorprendente proprietà. Sono in grado di opporsi ai campi magnetici. Se posizionate l'hoverboard contenente i superconduttori sopra ad un magnete, questo galleggerà in aria, ma sarà davvero molto instabile. Questo accade perché un campo magnetico non può assolutamente attraversare un superconduttore. Nei mattoncini ceramici, le linee di flusso del campo magnetico vengono intercettate dai difetti interni del superconduttore. Questo fenomeno, chiamato intrappolamento delle linee di flusso, impedisce ai superconduttori di muoversi molto all'interno del campo magnetico. La forza verso l'alto, opponendosi alla gravità, manterrà la tavola sospesa in aria. Ma se è necessario un campo magnetico, come mai funziona anche su una pista in cemento? In realtà hanno modificato la pista ponendo dei binari magnetici che non possiamo vedere sotto la superficie. E facendo lo stesso sotto la superficie dell'acqua, hanno reso l'impossibile possibile. Non è come uno skateboard normale. Mantenersi in equilibrio richiede una tecnica totalmente diversa e poi ci si sposta senza produrre alcun rumore. La parte più difficile è proprio quella di rimanere sulla tavola, procedendo un centimetro alla volta. La pista magnetica è completamente invisibile, quindi Ross si deve ricordare dov'è per non finire rovinosamente a terra. L'abilità nel mantenere l'equilibrio è impressionante, come la tecnologia sotto i piedi. Un hoverboard è il sogno di tutti quelli che praticano lo skateboarding. Un sogno divenuto realtà. È stato piacevole realizzarlo e diverte anche tutti quelli che lo vedono. Uno dei progetti più belli della mia carriera.